Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale e oggi, in questo video, dopo aver parlato di collezionismo, voglio proporvi qualche consiglio per gli acquisti in digitale. Infatti su Nintendo eShop ci sono in offerta tantissimi titoli fino al 25 luglio e ho pensato che potesse tornarvi utile una mia personalissima lista sui titoli da recuperare assolutamente. Ho selezionato per voi 5 titoli sotto i 10 euro cercando di spaziare il più possibile tra generi e stili di gioco, ma ovviamente ci sono tantissimi titoli che meritano di essere recuperati senza pensarci su due volte. Quindi mi raccomando, dopo aver messo like ed esservi iscritti al canale se siete nuovi, vi aspetto nei commenti per discutere un po' su quali sono, secondo voi, i must buy di questa estate 2019. Iniziamo! Il primo titolo che vi consiglio è Baba Is You, puzzle game completamente fuori di testa che vi assicuro non assomiglia a nessun altro videogioco che abbiate mai provato. L'obiettivo del gioco, comune agli oltre 200 livelli che lo compongono, è quello di far arrivare il protagonista Baba all'obiettivo indicato da una bandierina. La cosa interessante è che all'interno di ogni quadro saranno presenti fisicamente le regole dello scenario, rappresentate da delle frasi molto semplici con cui potremo interagire. Modificando la sintassi e il senso delle frasi, cambieremo anche le regole esplicate negli enunciati. Ad esempio, togliendo stop dalla frase wall is stop, i muri non saranno più in grado di fermare il protagonista. E questo è solo il più banale degli esempi, e rimarrete sinceramente stupiti dal livello di creatività e ingegno richiesti nell'affrontare un titolo all'apparenza così semplice. Ovviamente è richiesta una conoscenza basilare dell'inglese per i termini, ma sarete anche costretti a ragionare nella lingua di Albione, quindi il mio consiglio è di valutare bene la possibile difficoltà innalzata dalla barriera linguistica. Inoltre, utilissimo, il gioco dispone di una funzione rewind che permetterà di rimediare ai vostri passi falsi, livellando così la difficoltà complessiva di Baba Is You. Proseguiamo con Valiant Hearts: The Great War, un adventure game con qualche elemento puzzle fortemente incentrato sulla trama. Obiettivo del gioco è quello di raccontare l'orrore della Prima Guerra Mondiale in un titolo che sembra una graphic novel in movimento. Con uno stile poetico, ma serio e rispettoso del periodo storico trattato, Valiant Hearts ci farà vivere la guerra da quattro punti di vista differenti che vedranno però le loro storie e le loro vite intrecciarsi durante il conflitto armato. Valiant Hearts è la dimostrazione perfetta di quanto il medium videoludico, se sfruttato a dovere, possa creare prodotti di qualità. Abbiamo una direzione artistica di alta fattura unita ad una narrativa appassionante permeata da una seria ricerca storica. Valiant Hearts non è certamente un capolavoro, ma è un gioco che nel suo piccolo è in grado di appassionare, coinvolgere ed educare. Cambiamo completamente genere, ma rimaniamo in un certo senso sugli stessi lidi. Child of Light è un JRPG sviluppato con lo stesso engine di Valiant Hearts, l'UbiArt Framework, e il risultato finale è altrettanto impressionante. Abbiamo un ottimo tentativo di rielaborare sotto un punto di vista occidentale il re dei generi giapponesi, il JRPG con combattimenti a turni. La storia, ispirandosi pesantemente al folklore europeo, porta il giocatore nei panni di Aurora, una giovane principessa che agli albori del 1900 dovrà liberare la terra di Lemuria dalla maledizione della strega Umbra. Il gioco si divide principalmente tra sezioni platform e combattimenti a turni gestiti dall'Active Time Battle. Non reinventa il genere, ma presenta tutti i tratti caratteristici di ogni avventura a turni che si rispetti, senza mai troppo appesantire l'impianto di gioco. Inoltre è possibile affrontare l'avventura in cooperativa, valore aggiunto da non sottovalutare assolutamente. E per finire con la tripletta Ubisoft, andate subito a recuperare Rayman Legends se ancora non l'avete fatto. Ci troviamo di fronte ad uno dei platform 2D più divertenti delle ultime due generazioni di console, proposto, tra l'altro, nella sua versione definitiva. Con oltre 120 livelli, divisi in 7 mondi da affrontare in singolo o in co-op fino a 4 giocatori, una miriade di contenuti aggiuntivi da sbloccare, tra skin, livelli bonus e modalità alternative, siamo all'apice del platform 2D. Ci sono poi numerose meccaniche che si ispirano palesemente al re del genere, ma sarà un po' per la bellezza dello stile grafico, l'humor che permea tutto il gioco e la longevità estesa del titolo, che se qualcuno mi dovesse chiedere: meglio New Super Mario Bros. O Rayman Legends? Diciamo che la risposta potrebbe sorprendervi.
E chiudiamo il video con il Metroidvania più colorato di sempre, Yoku's Island Express. Lo so, vi avrò sfracassato i gioielli di famiglia a forza di consigliarvi questo ibrido tra un Metroidvania e un flipper, ma per 9,90 sarebbe un crimine lasciarselo sfuggire. Per l'ultima volta, quindi, vi esorto a scoprire le avventure del postino Yoku appena arrivato sull'isola di Mokumana. C'è anche una demo all'interno dell'eShop che vi lascerà provare le prime battute del gioco, e in questo caso, provare con mano può essere molto più utile della mia descrizione. E questi, ragazzi, erano i 5 titoli che secondo me non dovreste lasciarvi assolutamente sfuggire. Ora sono proprio curioso di saperne cosa ne pensate voi e soprattutto se avete altri acquisti da consigliarmi. Se sei nuovo, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui miei prossimi video, e se proprio non ti è piaciuto quello che hai visto, lascia una critica costruttiva nei commenti, proprio come questa. Io sono il Poro Michele, in saldo, ciao!